ipertiroidismo. Parliamo di tiroide e lo facciamo con la dottoressa Rossella Nassi, responsabile dell'endocrinologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Allora, spieghiamo prima di che cosa si tratta l'ipertiroidismo. Allora, l'ipertiroidismo, come dice un po' anche il nome dal greco, iper, è una condizione in cui la tiroide lavora troppo, quindi mette in circolo, come tutte le ghiandole endocrine, il suo prodotto, cioè l'ormone viene immesso nel sangue, un quantitativo eccessivo di questi ormoni appunto prodotti, con conseguenze che si fanno risentire un po' su tutto l'organismo. La tiroide, ricordiamo, l'abbiamo detto in altre occasioni, è una sorta di centrale che coordina, che sistema un po' tutta l'attività metabolica dell'organismo. Quindi quando la tiroide funziona, tutto il sistema di produzione di energia del nostro organismo funziona. Quando la tiroide funziona troppo, viene prodotta troppa energia. Quindi da disturbi, volevo dire, traduce, anche del sonno. Esatto, ecco. Per esempio, uno di questi, giustamente, come dicevi, è quello dell'insonnia di questi pazienti, della grande stanchezza che arrivata a un certo punto presentano. Questo perché se la tiroide non viene riconosciuta quando lavora troppo, finisce per esaurire un organismo, sia nelle persone anziane a maggior ragione, perché hanno minori possibilità di compenso, sia anche nelle persone giovani che arrivate a un certo punto si sentono profondamente stanche, quindi incapaci di fare il loro lavoro, incapaci anche di concentrarsi, diventa tutto più difficile. Certo. Ma i disturbi più eclatanti, direi quelli che spesso portano anche alla diagnosi, sono da una parte quelli cardiovascolari, da quell'altra il calo di peso. Su quest'ultimo devo fare subito una precisazione, siccome la tiroide è sempre vista come la responsabile del peso, anche in senso opposto, cioè del segnale, ecco, per ingrassare non è tanto responsabile, ma per il dimagramento, quando c'è un ipertiroidismo, soprattutto se è importante, è vero che fa dimagrire, ma il dimagramento è negativo in questi pazienti. Certo. Non solo, cioè perdono anche una parte di grasso, il che può anche essere visto non negativamente, ma molto del peso viene perso per la disidratazione cui vanno incontro, viene perso per la perdita di muscolo, di massa. Quindi muscolare. Si mangia il muscolo, che è la massa magra, muscolo, che dovrebbe essere, cioè è al primo posto anche per sostenerci il nostro per darci scheletro, la forza, no? la capacità di lavorare tutto. Quindi l'astenia di queste persone è anche giustificata. Un altro grosso danno che comporta anche la perdita del peso è l'osso. L'osso viene, diciamo così, indebolito, quindi perde quella che è la sua matrice per l'ipertiroidismo, che quindi rappresenta anche un fattore di rischio importante per l'osteoporosi. Quindi un ipertiroidismo non trattato farà sì che poi, specialmente nelle donne, dopo la menopausa, che è il momento più critico, sarà più facile avere un'osteoporosi rispetto a quelle che ovviamente non l'hanno avuto. Senta, ma le cause, no? Nel senso, noi siamo in una regione, la Toscana, che effettivamente le problematiche alla tiroide sono abbastanza presenti. Ecco, le cause di questo? Le cause, la più frequente è indubbiamente una malattia che si chiama con dei nomi, morbo di Basedow, Graves, addirittura anche Flaiani, perché il primo a dare una descrizione meno esattamente definita, ma fu addirittura un italiano, quindi malattia nota fin da secoli passati, in cui la tiroide viene stimolata globalmente a lavorare troppo per la presenza di anticorpi sbagliati. Quindi è una malattia autoimmune, come si suol dire, può associarsi ad altre malattie autoimmuni ed è una malattia che si differenzia dalle altre. Di solito gli anticorpi, quando sono sbagliati, quindi fanno danno, possono far danno alle articolazioni, alla stessa tiroide, eccetera. In questo caso invece si produce degli anticorpi che stimolano la tiroide, stimolando l'azione dell'ormone che la stimola fisiologicamente, che si chiama TSH, e quindi la portano a lavorare troppo. Per cui da questo l'ipertiroidismo. Ci sono anche altre cause, per esempio i noduli caldi, cosiddetti, che tendono appunto a lavorare troppo, ma ci sono anche delle forme di ipertiroidismo, più precisamente definite tireotossicosi, dovute a un'infiammazione della tiroide. Infiammazione che può essere provocata, detta in maniera molto schematica, o da patologie infettive, si chiama tiroidite di De Kerven, hanno tutti questi... è il nome di chi l'ha decodificata. Ed è una forma che si caratterizza per i sintomi delle malattie infettive acute, quindi sono pazienti che possono avere febbre, sono pazienti che hanno un dolore vivissimo nella regione anteriore del collo, irradiato a volte anche posteriormente, eccetera,
e che hanno la liberazione degli ormoni già formati. In questo caso non è una tiroide che lavora troppo, ma è una tiroide che ha incamerato come suo solito gli ormoni nei cosiddetti follicoli. I follicoli si rompono per l'infiammazione e una marea di questi ormoni già fatti passa in circolo. Allora, prima di chiederle la terapia per l'ipertiroidismo, vorrei chiederle la prevenzione, perché poi la prevenzione, insomma, è quella che dovrebbe un pochino aiutarci, no? La prevenzione non è facilissima su alcune situazioni come la malattia di base, dove se uno è anche predisposto, e lo è sicuramente, perché anche a livello familiare può influire, esatto, questo. Ci sono proprio delle ricorrenze familiari, mm-hmm, in particolar modo sul versante femminile, ma che, sì, insomma, si manifestano. Quindi lì la prevenzione è difficile in un però certo, insomma, senso. Sapere che potrei già, potrei, è una prevenzione, già un elemento, insomma, Mentre diciamo la prevenzione passa a volte nell'evitare, stranamente si dice che lo yoyo è necessario per la tiroide, lo prendiamo tutti e tutto il resto, però ci sono alcune situazioni in cui è preferibile non usarlo, perlomeno non in quantità eccessive, il sale iodato intendo. Ma lei è favorevole al sale iodato? Al sale iodato globalmente, a livello quindi di popolazione, a livello è sicuramente è stato un grosso passo avanti l'introduzione, sì, quasi obbligatoria, diciamo, del sale iodato. Però esistono, come in tutte le cose, delle situazioni nelle quali è preferibile evitarne l'uso. Il paziente che abbia il morbo di base, dove ha già una tiroide e viaggia a pieno, gli diamo anche lo iodio, questa tenderà a far peggio. Il paziente che ha dei noduli caldi che ancora non si sono attivati, diamo lo iodio, tenderà ovviamente i noduli tenderanno ad attivarsi e causare quindi l'ipertiroidismo. Il problema dello iodio però è soprattutto legato a carichi di iodio che possono arrivare anche attraverso altre vie, quindi piuttosto che ovviamente il sale iodato può essere il mezzo di contrasto iodato che viene usato per alcuni esami strumentali, la TAC, certo, è quella, sì, più, sì, frequentemente. Certo. E poi lo iodio contenuto in alcuni farmaci è ben noto da tempo, il problema dell'amiodarone, un farmaco ottimo sotto altri punti di vista, quindi ampiamente usato per patologie cardiache, che però purtroppo può causare un ipertiroidismo perché dà troppo iodio, diciamo. E la terapia, allora, ipertiroidismo, abbiamo capito le cause, abbiamo capito anche i sintomi che può dare, però adesso parliamo di cura. La cura inizialmente fondamentalmente dipende un po' dalla patologia in atto, ma comunque parlando del base, dove è soprattutto farmacologica con delle tionamidi, si chiamano così dei farmaci, che comprendono il metimazolo, che è quello in commercio anche in Italia, e il propiltiouracile, che non è in commercio ma che noi introduciamo per esempio attraverso anche la farmacia dell'ospedale, quindi con un disagio praticamente assente, sì, sì, per i pazienti, e che è indicato soprattutto nell'ipertiroidismo in gravidanza, perché passa meno attraverso la placenta, ed è indicato poi laddove il metimazole, che è l'altro farmaco, magari abbia avuto delle controindicazioni, abbia dato dei problemi. Poi ci sono anche altri farmaci, ma direi che a questo punto si deve anche ricordare la possibilità di fare la terapia radiometabolica, è quella con cui attraverso lo iodio radioattivo viene, come si dice abitualmente, seccata la tiroide, portata a lavorare cioè meno, e infine esiste la terapia chirurgica. La terapia chirurgica è spesso veramente la grande soluzione di molte, ovviamente in mano a chirurgie specializzate in, certo, questo senso, come anche nella nostro nostra ospedale, nel nostro, certo, ospedale ci sono, e quindi che permette di ottenere, spesso veramente mettere la parola fine a un problema che magari il paziente si porta da tantissimo tempo e che non riesce più a essere ben controllato dalla terapia farmacologica, oppure che sta dando problemi associati di altro tipo. Comunque, si può, una delle come si può dire, delle avvisaglie a questo è questa grande stanchezza, le palpitazioni, la tachicardia, ecco, il senso di caldo, la sudorazione, certo, cioè, ci sono tanti sintomi, che insomma, possono segni che questo possono portare al sospetto clinico. Allora io ringrazio, ve la ripresento, la dottoressa Rossella Nassi, responsabile dell'endocrinologia dell'ospedale San Donato di Arezzo.